A prima vista è un auto articolato lungo 13 metri come tutti gli altri, come le centinaia di migliaia di mezzi pesanti che circolano sulle strade europee. Eppure nel rimorchio racchiude una tecnologia all'avanguardia, il sistema Raptor, che esegue il monitoraggio delle pavimentazioni stradali, raccogliendo ed elaborando dati sulle caratteristiche strutturali e funzionali della massicciata, del conglomerato e del tappeto di usura. In pratica si effettua una vera e propria radiografia dello stato di salute attuale delle arterie urbane ed extraurbane, con la previsione della conclusione della vita tecnica del manto, cioè del momento in cui cederà e dovrà essere rifatto. La sofisticatissima tecnologia è stata studiata e sviluppata dall'azienda danese Dynatest in collaborazione con la Denmark Technical University e con l'Università di Pisa. È in fase di sperimentazione in alcune arterie a grande scorrimento di Roma e in alcune strade statali, ma anche in Svizzera e in Austria. Questo strumento valuta in maniera continua, semplicemente muovendosi alla velocità del traffico, quale sia lo stato attuale della capacità portante della pavimentazione sul quale si sta muovendo. Per cui, con i dati raccolti, permette di individuare quali sono i punti singolari che presentano delle anomalie e dei difetti nella capacità portante, in modo da poter prevedere e ottimizzare le risorse da destinarsi a interventi futuri di manutenzione sulla pavimentazione che stiamo analizzando. Nasce come strumento di ottimizzazione per poter, diciamo, mirare indagini più accurate ma allo stesso tempo estremamente costose solo nelle sezioni problematiche che vengono individuate in maniera semplice e economica con questo dispositivo. Si possono avere informazioni importanti su quella che è la vita utile della pavimentazione e anche attraverso un'analisi ripetuta negli anni si possono avere informazioni sull'avanzamento e la velocità di avanzamento del degrado che presenta quella pavimentazione. Il servizio viabilità della città metropolitana di Torino è interessato alla tecnologia e ha invitato i tecnici che portano avanti il progetto ad effettuare una prova di monitoraggio sulla strada provinciale 24 dall'inizio della variante Pianezza-Alpignano a Caprie.